iOS 16.2, Apple, ma che stai facendo? Allora, cioè, ma avete letto dal titolo? C'è qualcosa che non va. Mannaggia la miseria. Comunque, prima di partire con questo video di insulti verso Apple, no scherzo, a parte. Comunque vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche, mettere un bel like al video e commentate che ho messo lì, mi aiutate a salire con l'algoritmo YouTube e quindi a guadagnare sempre più soldini, a portarvi contenuti sempre migliori sul canale. A voi non costa nulla, ma vi date una mano grossissima. Ma partiamo con la sigla e poi con questo video di imprecazioni, ok? One eternity later. Eccoci qua, allora, iOS 16.2, che è quello che ho installato sul mio iPhone, che non posso mostrarvi in questo momento perché mi sto riprendendo dall'iPhone 13 Pro. Ho fatto anche un video installata iOS 16.2, eravamo tutti felici, tutti anche i più grandi youtuber che parlano di Apple e di iOS consigliavano assolutamente di installarlo, ma ahimè ci sono dei problemi. Cara Apple, cosa mi combini? Non si può pagare un telefono 1.300 euro e avere dei problemi che non hanno smartphone da 150 euro. Allora, cosa devo fare? Devo prendere l'iPhone e buttarlo nel cestino e quindi passare di nuovo ad Android, oppure vi rimettete in riga e cominciate di nuovo a lavorare come quando c'era il buon anima e buon Steve Jobs? Allora, problema numero 1 di iOS 16.2, e non parliamo di versioni beta, parliamo della versione stable, quindi versione stabile. iOS 16.2 fa caare. Perché? Battery drain, la batteria si scarica molto di più che sulla versione precedente. Cosa dobbiamo fare? Bisogna girare con i power bank, bisogna avere per forza la versione Pro Max che dura di più la batteria. Me lo volete spiegare? Cioè, io non posso, sono obbligato a tenere il mio iPhone 13 Pro in modalità risparmio energetico tutto il giorno, altrimenti mi si scarica, non ci arrivo alla sera. Quindi è inutile che dei fantomatici guru vi fanno vedere su internet che fanno 7 ore display acceso, 8 ore più altre 8 ore di standby, arrivano col 30% di batteria, 40%. Allora non lo usate questo telefono, non dite cavolate, non lo state usando, perché non dura abbastanza sta batteria. Ci sono dispositivi Android da 150 a 200 euro che la batteria dura molto di più e hanno anche delle ottime fotocamere. Ma allora, che cosa dobbiamo fare? Risolvete questi problemi, perché l'hardware questo telefono ce l'ha, ma se il software comincia a vacillare, la cosa bella di Apple era che si gestiva, che aveva questo software eccezionale che rendeva il dispositivo fluido, veloce. Adesso cominciamo ad avere ogni tanto dei rallentamenti, poi cominciamo ad avere l'audio che sparisce dalle telefonate o dai file multimediali mentre li stai ascoltando, anche dalla musica. Ti parte un video su Instagram o quant'altro, se fai lo swipe up per togliere l'app di Instagram e tornare alla schermata home di iOS, l'audio che c'era di sotto continua ad andare così, d'amblè, fa come vuole lui. E non riesce a disattivarlo, cioè devi abbassare il volume del telefono. Ma non si possono avere questi errori. Perché, ok, non bisogna differenziare hardware e software, ma se un prodotto costa 1.300 euro, perché pago sia l'hardware che il software, ok, è un ottimo prodotto, fa degli ottimi video, però mannaggia la miseria, cioè datevi una regolata. Non è possibile nel 2023 ritrovarci ancora con questi problemi, cioè Apple sta andando indietro invece che avanti. E a me dispiace, perché io sono un grande sostenitore di Apple, fa dei prodotti eccezionali, però devono funzionare, non ci possono essere dei bug sulle versioni stabili. Se ci sono dei bug o non avete testato abbastanza bene la versione, non fatela uscire, mantenete quella vecchia. Che cavolo state a fare queste uscite di aggiornamenti che poi creano dei risolvono dei problemi vecchi, ne creano di nuovi, manco voi sapete come risolverli, e questo non va assolutamente bene. Questo che per dire che comunque si spera nella prossima versione. Onestamente non mi fido ad installare nessuna versione beta, perché comunque
risolverai dei problemi, poi ne avrai altri, rallentamenti. In vecchie versioni beta di altre versioni di iOS mi capitava che non mi appariva la tastiera quando andavo su WhatsApp, cioè robe fuori dal normale. Ma com'è possibile? Questo è un video di critica, sì, parliamoci chiaro, di critica. Non, a me queste cose non mi stanno bene. Io non ci sto a spendere 1300 euro per un telefono che non funziona come deve funzionare. Cioè, ci compri una macchina usata con 1300 euro. Di cosa stiamo parlando? Quindi, Apple, mettiti in riga e risolvici i problemi, perché siamo tutti scontenti. E poi, insomma, bello il nuovo iPad, a parte la cavolata che usa la vecchia Apple Pencil di prima generazione, lì è fatto proprio. Ma abbassa sti prezzi. Abbassali, ma abbassali, porca miseria. Ok che siano più alti degli altri, ma questa volta è proprio esagerato, proprio alla grande, ma proprio alla grande. Non esiste, non esiste. Rimango sempre comunque fedele ad Apple per il comparto fotocamere, perché comunque fa degli ottimi video, mi trovo bene. Non ho voluto prendere la versione Pro Max perché preferivo avere un dispositivo più tascabile possibile. Ma non ho potuto prendere la versione dell'iPhone 13 mini all'epoca perché non aveva l'obiettivo, quel terzo obiettivo che a me interessava. Però comunque mi interessava la modalità cinema e quindi sono andato per questo dispositivo che quando l'ho comprato funzionava da Dio. Adesso cominciamo un po' a vacillare, ma per il software. Tra l'altro, ecco che dimenticavo, c'è un'altra problematica in cui se voi riavviate il telefono, durante la schermata nera, quella di avvio, vi appaiono delle righe verdi sullo schermo. Che sono è un glitch grafico, non è un problema di hardware o di schermo, perché darebbe l'impressione che è un problema magari di problema dello schermo, no? Quindi magari vi allarmate, invece no, è un problema di glitch di immagine, tutto lì, quindi è un problema software, quindi sono solo software i problemi. Tra l'altro, queste anomalie non si verificano su tutti gli iPhone che hanno montato iOS 16.2 e che quindi sono compatibili con iOS 16.2. Si stanno verificando maggiormente sui nuovi dispositivi, mentre invece sui vecchi dispositivi ancora non mi risulta nulla di particolare. Comunque, io intanto vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche, mettere un bel like al video, così mi aiutate a crescere col canale che sta crescendo tantissimo. Però devo dire una cosa, siete in tanti a guardare i video, ma in meno ad iscrivervi, quindi iscrivetevi al canale oltre che guardare i video, così mi supportate maggiormente. Questo video, diciamo, dove vi ho spiegato queste problematiche di iOS 16.2, termina qui. Noi ci vediamo in una prossima puntata, seguiranno altre puntate su iOS, quindi iscrivetevi se siete interessati all'argomento, fate pure domande nei commenti, sarà mia premura rispondervi quanto prima. Vi ricordo come sempre di consultare il mio blog www.ilblogaro.it, dove trovate un sacco di articoli interessanti, e il mio sito personale massimopellegrini.net. Noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie di avermi seguito, ciao!